E adesso sta per succedere qui qualcosa di particolare, perché anche se mi vedete un po' stranita e un po' anche inorridita, è perché sta per entrare, ahimè, lui. Guardate. Allora, con quali intenzioni sei entrato oggi? Sentiamo. Allora, oggi parliamo dell'amore ai tempi del Covid. Ecco. Sì, perché noi ovviamente, come facciamo e come duopo facciamo qui sempre a Detto Fatto, vogliamo giocare e scherzare su tutto quello che accade. No, bisogna dirlo che noi giochiamo e scherziamo, perché alcuni ci prendono molto sul serio, addirittura dicono che le nostre cose ironiche diventano serie. Vabbè, comunque andiamo avanti. Il nostro caso mai, ad eccezione di quando ci tacciano di fare maltrattare i peluche. Ma noi siamo seriamente ironici invece. Siamo seriamente ironici. Ora vedremo una situazione di primo appuntamento e vediamo com'era prima, diciamo, della pandemia e come in realtà è adesso tutti i giorni in questo nuovo mondo che ci stiamo abituando a vivere. Iniziamo, prima situazione. Diciamo che ci siamo baciati al primo incontro e ci conosciamo. Ciao. Ciao. Piacere, Giampaolo. Piacere, Bianca. Prego, se vuoi. Sì. Grazie. Senti, lo so che non si fa, non è prassi, ecco, però volevo chiederti quanti anni hai? 39. Ma dai, te li porti benissimo. E tu? No, io ne ho 42. Caspita, te li porti bene. Ti ringrazio. Sì. Senti, ma di che zona sei? Io del centro, e tu? Pazzesco, anche io sono del centro. Una cosa che... Ti posso farti una domanda un po' intima? Vai. Cioè, cos'è proprio la prima cosa che guardi in un uomo? Guarda, io in un uomo guardo le spalle, perché insomma queste spalle larghe mi danno l'impressione di proteggermi, no? Di quel senso di protezione. Tu cosa guardi in una donna? Qual è la prima cosa che guardi in una donna? Te lo devo dire? No, ah, grazie. No, quello che c'è scritto, il modo in cui sorridi. Certo, ci crediamo tutti, va bene. Senti, ma... tu che lavoro fai? Ah, guarda, io lavoro in palestra, sì, lo avrai notato forse dai pettorali. Tu invece cosa fai? Io faccio l'estetista. Guarda, comunque tu hai un profumo buonissimo. Si sente? Ma che cos'è? Senti. Eau d'argent, sì, sì. Senti, ma ti va di andare, non so, a bere una cosa insieme? Un alcolico? Ma perché no, dai. E finiva così. Questo è quello che accadeva prima della pandemia. Adesso le cose sono un po' cambiate. Scusate. Ok. Ciao. Momento, eh. Sì. Guardate che è complesso. Ciao. Scusami, non prenderlo come niente, so, sì, no, figurati, scusami. Scusa. Scusami, ciao. Ciao. Poker per sicurezza. Sì, grazie, hai ragione. Prego, anche io, scusami. Ciao. Senti, piacere. Piacere, Bianca. Giampaolo, piacere, ci vogliamo sedere, tanto c'è. Sì, vabbè, tanto qua non è perché non mi fido, tutto. Però. Senti, ma posso chiederti una cosa? Cioè, tu che temperatura hai? 36,6. Ma dai, avrei detto di meno. E tu? Io 35,5. Beh, ma si vede che stai bene. Sì, da poco, però, l'ho fatta da poco. Senti, ma tu di che zona sei? Arancione, tu? Ma pazzesco, anche io sono della zona arancione. Ma dai! Infatti, tra l'altro, per sicurezza, se per caso qualcuno si può, ma dice qualcosa, per favore, facciamo finta di fare gli squat, così almeno non ci... Ok, va raccomando. Bene, hai ragione. C'è uno che ci guarda! Scusami, non è per... No. Sediamoci, che bello. Sì. Senti, ma posso chiederti, cos'è proprio la prima cosa che guardi in un uomo? La mascherina. Ma dai! Sì, perché se ha una FFP2 con la valvola, capisco che è egoista. Invece se ha la FFP2 senza valvola, capisco che è un uomo molto generoso. È un uomo generoso, è vero. E tu invece che cosa guardi in una donna? Se proprio devo dirla tutta, direi l'esito del tampone. La cosa che proprio più di tutte cerco... Oh, c'è qualcuno che guarda. Scusami, ma non è per... No, grazie. Figurati. Meglio per tutti quanti, si può, ma meglio evitare. Senti, ma... Scusa, posso chiederti che lavoro fai? Io sono disoccupato, però faccio il pane a casa, tra l'altro, da generazioni, padre in madre, madre in figlio, insomma, siamo confusi in casa. Invece posso chiederti tu che lavoro fai? Io smart working. Ah, quindi lavori da casa? No, sono proprio casalinga. Ah, ok, bel lavoro, bella professione. Senti, posso farti un complimento? Così. Hai due occhi...
bellissimi. Grazie. Invece tu hai degli orecchie perfette, nonostante la mascherina. Si vede, me li tira un po', ma secondo me me le valorizza, mi allunga il viso, hai notato? Posso dirti una cosa? Dimmi. Hai un profumo buonissimo. Ti senti? Che igienizzante usi? Ah, il mio è a gel, è igienizzante a gel. E tu? Alcolico. Allora non esagerare che ti dà la testa, eh. Senti, adesso devo proprio andare, sì, è stato un piacere. No, scusami, perché ti spiego. Quando ci si vede, ci si dà il gomito. Quando invece ci saluta, il saluto è un po' diverso. E com'è? Allora, devi mettere praticamente una mano qui alla testa, alla cavessa. Un'altra alla cintura? Sì. E un movimento sexy. Sì, ok. Un movimento sensuale. Sensual. Un movimento sexy. Sexy. Un movimento sexy. Sexy. Gli occhi si viene sulla sua con